L'esibizione di muscoli in Crimea con le recentissime esercitazioni russe nel territorio occupato 7 anni fa non fanno bene all'Ucraina. Di fronte alla tensione che sale, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky tende la mano e chiede all'omologo russo una de-escalation. Una volta il presidente russo disse: se una guerra è inevitabile, devi essere il primo a colpire. Oggi bisogna che sia chiara una cosa: una guerra non è inevitabile, ma questa significherebbe milioni di vite umane che si perdono in un conflitto. E per questo vado oltre e invito Putin ad un incontro nel Donbass, dove è ancora in corso una guerra. Il presidente ucraino, eletto nel 2019, promettendo la fine del conflitto nel Donbass, accusa la Russia di partecipare a negoziati di pace mentre è intenta ad armare il confine.